Buonasera a tutti e benvenuti a questo appuntamento con il Salotto Letterario, questa manifestazione promossa dall'amministrazione comunale e in particolare dall'assessorato alla cultura del comune di Lauria. Mentre i nostri ospiti si stanno avvicinando qui al palco, vi dico che siamo qui per presentare l'opera L'uomo che vendeva palloncini dell'amico Enzo D'Andrea, che, come ci dirà fra poco l'assessore Amato, è un amico di Lauria, nel senso che è già venuto spesso a presentare le sue opere qui a Lauria. E quindi io do la parola all'assessore Amato per un saluto istituzionale. Poi invito il sindaco Angelo Lamboglia pure, se vuole portare i suoi saluti a questo evento. Grazie. Grazie Giuseppe, grazie a tutti per essere intervenuti a questa iniziativa. Diceva bene Giuseppe, questa è la prima serata del Salotto Letterario. Questa sera l'ospite è Enzo D'Andrea, ospite gradito con i suoi collaboratori Leonardo Prisani e con la professoressa Rosanna Lamboglia di Lauria, che voi tutti conoscete. Dicevo, questa è la prima serata, ne seguiranno altre. In particolare venerdì ci sarà la presentazione del libro della professoressa Lucia De Gregorio in collaborazione con la professoressa Domenica Palmieri, che vedevo in sala qui. Grazie, sicuramente proseguiranno poi con il 29 di questo mese, 29 agosto, con l'aperitivo letterario a cura del CIF. In autunno poi avremo una manifestazione un poco più complessa, in cui presenteremo il libro della professoressa Celeste Panzardi di Nemoli sul Palazzo Filizzolo e sulle tradizioni di tutta la Valle del Noce. Che dire, questa sera Enzo lo presento, è un amico, è la terza volta che viene qui a Lauria. Prima Enzo, fammi continuare con i saluti istituzionali, saluto il sindaco, saluto il vice sindaco, l'assessore Lucia Carlo Magno, che è arrivata. Stavo dicendo, Enzo è un amico oramai, questo è il terzo libro che tu presenti qui a Lauria. Il primo libro era Le formiche di piombo, un libro Le formiche... Funziona? Quel giorno quando venne sera, il libro di racconti. Poi c'è stato Le formiche di piombo, il libro ambientato nella Torino degli anni di piombo. E oggi cambi completamente genere. Io non ho letto il libro, o meglio, ho letto la tua sintassi praticamente, quindi però sono curioso, non l'ho letto apposta, perché sono curioso, essendo appassionato di noir, e sono contento praticamente di questa tua svolta letteraria, perché appunto io mi appassiono, questo tipo di letteratura mi appassiona tantissimo, sicuramente lo divorerò, come invito anche gli amici presenti a chi volesse a prendere la propria copia, e sicuramente dalla presentazione che ne faremo qui questa sera sicuramente saranno invogliati, saranno sicuramente coinvolti, e tu stesso sarai coinvolgente nella tua presentazione. Io vi saluto, vi ringrazio ancora per essere qui, vi do appuntamento quindi a questa sera e a venerdì prossimo. Invito il sindaco per un breve saluto.